Si è svolto presso l'auditorium Virgilio Argento del plesso scolastico Paolo Emiliani Giudici un incontro sulle politiche familiari, nutrire la famiglia. Questo percorso ha abbracciato l'intero anno scolastico, in cui sono intervenuti personaggi importantissimi e che si sarebbe concluso col Vescovo. Devo dire che in verità, oltre al Vescovo, oggi siamo felici e onorati di essere stati scelti come scuola da personaggi importanti delle politiche religiose e che abbiano scelto proprio la San Francesco, ci riempie di orgoglio. Onorevole, negli ultimi 10 anni si assiste ad un cambiamento sostanziale delle famiglie, dei nuclei familiari. Qual è stato l'approccio della politica nella considerazione di questo cambiamento? La famiglia ha un ruolo importantissimo. La famiglia ha il ruolo di educare i figli. E educare i figli è il mestiere più difficile del mondo. La famiglia dovrebbe funzionare come un ensemble. Ognuno per conto suo, però l'armonia deve essere unica. E questo è quello a cui si deve tendere, a prescindere che la famiglia sia unita come coppia, che c'è stato la benedizione della Chiesa, o che sia una coppia di fatto così come l'ultima legge che è intervenuta. Cioè non cambia il fatto che sia intervenuta la politica e abbia permesso altre forme. Diciamo che la cosa più importante è il funzionamento, perché dal funzionamento dipende poi l'altra cosa più importante, il mestiere più difficile. La famiglia è la cellula fondamentale dell'educazione. Questo è stato nei tempi passati, ma ancora adesso ha questa grandissima funzione. Quindi diciamo che la famiglia rimane l'elemento che educa principalmente i futuri cittadini della nostra città. È chiaro che abbinata con la scuola, che invece che fa il ruolo di istruire, di dare quegli elementi che servono a completare il bagaglio culturale dei nostri ragazzi, diventa una cosa importante. Quello che invece è importante sottolineare è che ci sono tutta una serie di attacchi esterni che stanno sgretolando la famiglia vista in modo classico. Mi piace pensare alla famiglia come il germoglio della civiltà, e quindi proprio là che poi inizia il percorso, il bambino che da grande diventerà adulto e cittadino responsabile. Quindi le politiche sociali, le politiche scolastiche devono essere proprio centrate sulla possibilità di far germogliare in maniera ancora più copiosa, se possibile, i germogli che sono rappresentati dai bambini.